reticolo di 1200 km sotto le fondamenta della città e la rete fognaria che raccoglie le acque di scarico di tutti i quartieri di Napoli, convogliandole fino al depuratore di Cuma. Qui prestano la loro attività gli addetti al servizio fognature del comune, suddivisi tra le 10 municipalità, e si occupano degli interventi di pulizia delle caditoie, deblattizzazione periodica e rimozione delle ostruzioni dagli scarichi. Nel sopralluogo di oggi, al Parco Margherita, dove si è aperta un mese fa una profonda voragine, ci spostiamo con il personale dell'unità emergenze. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo messo in sicurezza le persone. Abbiamo rilevato che ci stavano uno sprofondamento di circa 7-8 metri che si era abbassato tutto quanto il manufatto fognario, aveva fatto delle caverne sulla sinistra idraulica. Ci siamo subito attivati al riempimento di queste voragini e alla ricostruzione, a dare la continuità idraulica del manufatto fognario. Questa è una lesione. Siamo a 28 metri sotto al corso Vittorio Emanuele, all'altezza del civico 182 del corso Vittorio Emanuele. E lì abbiamo una cassa scala che ci porta fino sopra. Adesso te la faccio vedere. Questa squadra di addetti, che opera in stretta sinergia con la Protezione Civile e le forze dell'ordine, interviene per verifiche alla rete fognaria in tutti i casi di cedimento stradale e per sospette effrazioni da parte di bande di malviventi. Laddove non è possibile accedere direttamente, l'unità di emergenza si avvale anche di piccole telecamere per ispezionare a distanza le condizioni statiche dei manufatti fognari. L'anno scorso siamo partiti da Piazza Piedigrotta, e quindi dove ha inizio il nostro grosso manufatto fognario denominato il Cuma, e quindi in tre soste siamo arrivati a Cuma proprio per vedere le condizioni statiche di questo grosso manufatto fognario. A Furigrotta, in via Giulio Cesare, l'unità emergenze è intervenuta sulla voragine di 10 metri che a fine febbraio ha costretto all'evacuazione 60 persone. Anche qui sono in corso i lavori di ripristino della parte crollata e del manto stradale. Qui è lo sprofondamento che è avvenuto di sabato sera, sabato 16 febbraio. La voragine arrivava a questa profondità. Vedi, questa profondità che stiamo sui 6 metri rispetto al livello della strada. Abbiamo realizzato poi dopo delle spallette in cemento armato per poter realizzare poi il pozzo all'accesso del manufatto fognario posizionato a meno 10 metri. Le emergenze possono essere segnalate chiamando il numero 081 795 6170 oppure recandosi presso gli uffici delle municipalità dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15. Per interventi alla fognatura privata all'ufficio di riferimento in piazza Cavour 42, settimo piano.